Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video. Questo è un What I Eat in a Day. Anche se non sembra dall'intro, ma non sapevo più che intro fare perché ogni volta è la stessa. Ho detto vabbè, facciamo che mi alzo dal letto e mi vesto e non lo so, diamo una parvenza un po' di novità, ecco. Mi dirigo in tenuta veramente sexy in cucina. Era una bella giornata e niente, quando c'è il sole io sono sempre felice, a meno che non cada il mondo, non ci sia qualche apocalisse zombie, però in generale sono molto felice. Al che ho iniziato a preparare la mia meravigliosa colazione, cioè il mio solito shake. Wow raga, sono proprio diventata, ho fatto un upgrade incredibile. Il mio shake di latte, caffè, roba varia e poi una special guest, cioè una ciambellina con lo zucchero che adesso vedrete. Dopo aver shakerato tutto per bene, i primi ingredienti che sono caffè, zucchero e orzo caffè della Nestlé, credo sia, ho aggiunto il latte e ecco qui la mia meravigliosa bevanda che è presente in ogni colazione, quindi quotidianamente io bevo questo meraviglioso shake. E, ma che bella la vita, insomma, guardate quanto è bello, raga! E poi, eccoci qua con la ciambellina di patate di mia madre. Mamma, ti amo! E dire che questo video volevo che si intitolasse Mangio salutare per un giorno, perché a pranzo dovrei fare pasta e spinaci, riso e spinaci, allora ho detto va, oggi mangio totalmente salutare, ma mi ero dimenticata che mia mamma ieri pomeriggio aveva fatto le ciambelline di patate e immerse nello zucchero. E come assolutamente dire di no alle ciambelline di patate di mamma? Cioè non si può. E quindi facciamolo questo sforzo. Comunque, buongiorno. Questo è, se non sbaglio, da 400, però è la prima volta che lo bevo qua dentro. L'ho fatto specialmente perché mi chiedete sempre di usare recipienti in un qualche modo trasparenti. Sono scomodissima, devo stare così perché ho paura di non essere inquadrata. Recipienti trasparenti in modo tale che voi possiate vedere quello che c'è dentro. Quotidianamente uso il mio bicchierone di Starbucks da tipo 600 ml, sì. Comunque, buona colazione. Wow, non ci sono parole se non wow. Ne avrei mangiate probabilmente altre 10 e sono molto triste che siano finite, perché quella era l'ultima. Mi ha letteralmente riempita un sacco questo latte, quindi continuo a berlo di lì. Adesso vado a lavorare un po' al computer e poi studio. L'ultimo esame che ho dato è stato super good. Ho preso 24 allo scritto e 28 all'orale, quindi la media è 26, e sono molto fiera di me perché mi sono operata, mi sono tolta i punti, era la mia prima operazione di tutta la mia vita, quindi non so se
un mese fa o due mesi fa avrei pensato di riuscire a dare così tanto in un esame pur passando una situazione del genere, però ce l'ho fatta e sono molto fiera di me. Ore 10:45. La fame ha preso il sopravvento su di me e mia madre ha comprato il salamino della mia infanzia, che qui non è visto molto bene perché è tipo una cosa super poco calabrese, cioè non è soppressata, non è salsiccia, è una specie, cioè io lo chiamavo da piccola cacciatorino, è tipo il galbanetto, vabbè, insomma, è un sapore della mia infanzia. Voi mangiatevi il salmone, io mi mangio pane e salame. Pane e salame is the new avocado toast. Taglio a due la fetta, che di per sé è abbastanza spessa. Beh, gin. Sono in estasi, nient'altro da dire. Sono in totale estasi. Per pranzo, come vi avevo detto, ho proceduto nel fare un semplicissimo riso con gli spinaci, quindi si mette a bollire l'acqua, anzi a sobbollire, non deve proprio bollire. Si mettono gli spinaci direttamente congelati, io uso questi della Coop che mamma ha preso e sono veramente veramente ottimi. Ne metto solitamente due cubetti a testa, però nel mio caso, dato che volevo più spinaci, ne ho messi sei per due persone, quindi poi alla fine ho messo più riso a mio fratello e meno spinaci, perché lui odia gli spinaci, odia in generale la verdura, però almeno riso e spinaci lo mangia, e io invece ho cercato di mettere nel mio piatto un po' più di spinaci. Lo so che è una sbobba bruttissima, ma vi giuro, era proprio proprio buono, pieno di parmigiano e olio. E poi mio padre per la merenda mi aveva portato da un forno buonissimo vicino alla scuola dove insegna una specie di mega pangocciolo, che in realtà è proprio una brioche di quelle che vanno riempite col gelato, no? Però con le gocce di cioccolato, i pezzi proprio di cioccolato, e come potete vedere dalla mia faccia ero in estasi totale. Non mi ero mai vista mangiare in maniera, diciamo così, velocizzata, ed è veramente strano, sembra una pecora che rumina erba. Non so se è divertente o squallido, ditemi voi. Sento un po' piena. Amici, direte, e questa che ci fa qua? Beh, che dire, sono a Cosenza e il giorno in cui ho registrato il What It In A Day, alla fine c'è stato un cambio di programma, sono andata a mangiare fuori con Romolo e, come dire, filmare in un locale non mi sembra proprio il massimo, e quindi ho deciso di filmare una cena normalissima di questa sera, e alla fine dovevamo fare il pollo alla piastra, però alla fine io e la mia coinquilina abbiamo deciso di fare, di ordinare la pizza, quindi stasera si mangia la pizza. Fra l'altro, in realtà appunto sono nella mia casa a Cosenza. Ah sì? Appunto sono nella mia casa a Cosenza, per chi non lo sapesse, me lo chiedete anche spesso, forse perché si sente il mio accento, però sì, sono di Catanzaro, però io studio a Cosenza, quindi ho una casa qui a Cosenza con la mia coinquilina e i nostri due cani, non uno ma ben due cani, e infatti Atena appunto è qui. E niente ragazzi, guardate come si vedono le mie lentiggini, ma come sono carine!
No, non da lì. Chi ha glielo sei tu? Ma... mukbang è un... No! Dammo prosciutto! È buono! Mi sembra in braccio, non c'è mai... Ecco. Oh, brava! Strappala, Sabine! Vai, Atena, vai! Prendila, prendi! Prendila! Prendila! No, perché si sente a disagio che è in braccio, capi? Buongiorno al pubblico! Oh! Buongiorno, buonasera! Beh, un salutino! Ciao! Beh, che dire, amici, questo video termina qui. Si conclude con una giornata veramente mangereccia, un video veramente mangereccio. Fatemi sapere nei commenti se prima di tutto vi è piaciuto il fatto che abbia messo la mia masticazione velocizzata, perché ve lo chiedevate sempre e l'ho fatto, anche se io non lo apprezzo tantissimo, però devo ammettere che effettivamente anche What I Teen Day che guardo io hanno della masticazione all'interno. Quindi, a parte il sembrare un ovino che rumina, se vi piace fatemelo sapere. Ma che fa? Ma che rumori molesti. Niente, grazie per essere arrivati fino a qui. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto, sempre su questo canale. Ciao!